Commuting urbano non significa più soltanto spostarsi all'interno delle città. Le esigenze, i modi e lo stile per farlo sono altrettanto importanti. Lo è la semplicità di movimento, la qualità della vita e conseguentemente il rispetto dell'ambiente. È proprio valutando tutti questi fattori che il gruppo Piaggio, anticipando quella che è destinata a diventare una tendenza sempre più diffusa, ha presentato 3 anni fa il primo progetto di bici elettrica. Un progetto che si è evoluto in questi anni fino al modello attualmente in commercio di WeBike. Beh, nasce proprio dal cogliere un'opportunità data dal mercato e da tendenze, più che forse un mercato evidente, perché è molto importante soprattutto in Nord Europa. Quindi si sviluppa più o meno come un progetto standard all'interno. È chiaro che ha subito fatto capire che c'erano dinamiche differenti. Intanto tutto il mondo dei fornitori tecnologicamente è un'altra cosa. Abbiamo delle competenze direi molto più forti che i tradizionali player di questo mercato su alcune cose. Legacy, il telaio, le capacità di sia di opportunità di stile che funzionali. Infatti è una bici finita molto bene, molto equilibrata, con anche un bilanciamento mentre si usa è molto piacevole da usare, forse grazie alle nostre competenze su telaistiche e di dinamica del veicolo tendenzialmente superiori alla media di un produttore di bici. Il gruppo Piaggio negli anni ha rivoluzionato più volte il concetto di mobilità, non creando solamente dei veicoli, ma interpretando degli stili di vita e innovando il concetto di mobilità urbana. Questa volta lo fa con la sua WeBike. La WeBike non è soltanto un modello di bici a pedalata assistita, ma un mezzo che soddisfa esigenze più evolute di mobilità. Grazie a funzioni garantite dalla tecnologia Piaggio Multimedia Platform, che consente un continuo dialogo tra uomo e mezzo. Si possono infatti selezionare modalità predefinite di erogazione della potenza, come delle vere e proprie mappature del motore, che permettono di trasformare addirittura la WeBike in un vero e proprio strumento di allenamento. Alcuni componenti sono state le scelte più coerenza con quello che siamo, quindi ad esempio la maggior parte delle biciclette sono equipaggiate con il cambio Nubinci. Il cambio Nubinci è un cambio a variazione continua sostanzialmente, che è come il variatore degli scooter. C'è anche immersione elettronica sostanzialmente cambia marcia automaticamente, anzi non è neanche cambia marcia, incrementa progressivamente il rapporto proprio come il variatore di uno scooter, quindi l'effetto è anche un po' di essere su uno scooter in qualche modo. Questo è molto, lo troviamo molto interessante, oltre che molto piacevole, cioè è una soluzione poi migliore che il cambio tradizionale di una bici. D'altra parte poi ci sono delle tecnologie decisamente più uniche, come il avere una connettività a bordo del veicolo. La bici ha sia un modulo SIM, quindi GSM, che un GPS ovviamente, che un sistema Bluetooth, quindi si collega con un'app che abbiamo sviluppato appositamente da smartphone che permette varie cose. È un'estensione molto approfondita delle funzionalità che normalmente le bici hanno, le bici elettriche hanno. E poi invece la parte di GPS e GSM permette di localizzare, dialogare in remoto con la bici, e quindi la localizzazione significa che io so dov'è la mia bici, significa che la mia bici mi avvisa se qualcuno la sposta, per cui in termini di elementi del furto, che chiaramente sono un oggetto del genere molto importante, estremamente monitorato. Il cuore della WeBike è l'unità di propulsione elettrica interamente progettata, sviluppata e costruita dal gruppo Piaggio. Il propulsore, benché possa arrivare a sviluppare 350 watt di potenza massima, è limitato a 250 e 25 km all'ora di velocità massima, in modo da rientrare nella normativa che disciplina le biciclette a pedalata assistita e non richiedere così targa e utilizzo del casco, e avendo accesso alle piste ciclabili e alle zone a traffico limitato. La batteria da 400 watt agli ioni di litio è alloggiata sotto la sella in corrispondenza del tubo verticale e fornisce un'autonomia mediamente compresa tra i 60 e i 120 km. Il tempo di ricarica completa è di poco più di 3 ore. La trasmissione è a cinghia in combinazione con un evoluto cambio automatico a variazione continua assistito elettronicamente. Aumenta la sicurezza attiva, il potente comparto freni è composto da 2 dischi su cui lavorano pinze idrauliche.
A rendere ancora più affascinante questa bici è il suo aspetto. Differente dalle altre in commercio, è decisamente più curato e sofisticato, a partire dalla scelta del posizionamento delle batterie fino al telaio, totalmente in alluminio, dalla chiara impronta sportiva. Quattro sono gli allestimenti: Comfort, Comfort Plus, Active e Active Plus, e i prezzi vanno dai 2.900 ai 3.500 euro circa. In generale i prodotti elettrici urbani possono, sono un'alternativa senza grosse controindicazioni. E già questo è interessante, quindi chiaramente ci stiamo muovendo anche in tal senso. La bici elettrica no, non è qualcosa che secondo noi va diciamo in alternativa ai vecchi cinquantini, perché è un target completamente diverso, a parte che sono mezzi molto sofisticati e costosi, quindi invece il cittadino non lo è. Guidarla è sorprendente, sia per la facilità e la praticità di utilizzo che per il divertimento che sa regalare. È possibile regolare la qualità e il modello dello sforzo. Si può scegliere di mantenerlo costante o di variarlo in funzione del percorso. È possibile regolare la quantità e la modalità dello sforzo. Si può scegliere di mantenerlo costante o di variarlo in funzione del percorso. Si può in soldoni fare fatica come su una bici o farsi aiutare dal motore e arrivare a destinazione in fretta e per nulla faticati. L'obiettivo non è quello di sostituire il mercato dei cinquantini, ci dicono, ma è un mezzo così intelligente che forse, non ci resta che stare a guardare.